tantissimi volti nuovi, ma anche volti vecchi e noti di Forza Italia qui a Berlusconi Day, nella cornice di Pestum dell'Hotel Ariston. Primo giorno passato tra eventi, convegni, tra le note e la musica dell'orchestra e del coro del Conservatorio Musicale di Salerno, per un evento coordinato dal coordinatore regionale Fulvio Martuscello e da Ernesto Sica. Abbiamo ascoltato Maurizio Gasparri, presente per la convention qui di Forza, per la tre giorni di convention di Forza Italia, ma anche il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto e ancora il coordinatore regionale Fulvio Martuscello. Onorevole Martuscello, una grande storia, un futuro di libertà comincia da qui, il futuro di Forza Italia nel ricordo di Silvio Berlusconi. Una straordinaria partecipazione di popolo, non si è mai vista tanta gente ad un evento politico, quindi un evento che sicuramente non ha con sé né nostalgia né tristezza, ma grande positività, perché qui oggi mettiamo le basi per scrivere un programma credibile per le elezioni europee. Tutta la giornata di domani sarà incentrata sulla competitività, abbiamo ospiti importantissimi che parleranno di come far ripartire il paese. Si parte dalla Campania, da un sud che vuole ripartire, anche da Forza Italia. Ma guardi, Pestum sancirà il principio che senza il sud l'Italia non c'è. Qui c'è tutto quello che è possibile al paese per ripartire. C'è cultura, c'è storia, c'è accoglienza, c'è dieta mediterranea. Ecco, abbiamo scelto Pestum proprio per questo, per far comprendere che il sud davvero può essere il motore di questo paese. Qual è il ricordo personale legato a Silvio Berlusconi? Ma guardi, Silvio Berlusconi è entrato nella mia vita che ne avevo 24 e non è uscito ancora e né ne uscirà mai, quindi. E ogni giorno il ricordo si ravviva per le tante storie che ci arrivano. Se lei vedesse qui, sembra un museo a cielo aperto, sono arrivate quadri, sculture, storie, racconti di gente che voleva in qualche maniera farsi sentire vicino a Silvio Berlusconi. Un futuro di libertà che parte dalla Campania e dal sud. Abbiamo anche scelto Pestum, che era stata scelta già prima di quel dolore immenso che ci ha colpito il 12 giugno, che volevamo fare una manifestazione nazionale di Forza Italia. Poi durante l'inizio dell'estate è successo quello che è successo e abbiamo deciso di mantenere l'appuntamento, e quindi l'abbiamo fatta a Pestum perché era stata già decisa qui una, appunto, festa nazionale, e anche perché il Sud è per noi fondamentale. Anche se poi non rinunciamo alla nostra presenza al nord, tant'è vero che il 14 di ottobre riuniremo tutti i nostri amministratori locali, anche quelli del sud, a Monza, dove peraltro si voterà per elezioni suppletive, così come abbiamo fatto a Gaeta la riunione dei giovani. Quindi Forza Italia è attenta a tutti i territori. Non c'è dubbio che da Pestum parte anche un messaggio importante. Noi abbiamo il presidente della Sicilia, il presidente della Basilicata di Forza Italia, vogliamo contribuire anche alla riconquista con il centrodestra di regioni come la Campania e come la Puglia ed altre, che abbiamo anche occhiuto, presidente della Calabria. Quindi vede come Forza Italia esprime tre presidenti di tre regioni del Mezzogiorno, e saranno presenti anche qui questi nostri amici occhiuto, Bardi e Schifani. Abbiamo, insomma, da lavorare perché ci sono altri territori dove si può crescere e recuperare come centrodestra, ma ci sarà tempo. Berlusconi è con noi. Io l'ho definito un gigante che non ti faceva mai sentire nano, questa era la sua caratteristica, una persona che amava stare con le persone perché sentiva di poter fare il bene delle persone. Io ho avuto un rapporto, diciamo così, diretto, personale. Posso capire, posso testimoniare che grande uomo, indipendentemente poi dalle vicende politiche, proprio come uomo, un uomo di straordinaria capacità, come posso dire, comunicativa, con dei valori importanti. Questa è il suo, diciamo, la sua eredità più importante è questa, il liberalismo, l'europeismo, l'atlantismo, il cattolicesimo, il garantismo. Io poi mi occupo di giustizia, quindi abbiamo condiviso le idee più importanti, le strutture portanti di Forza Italia, che sono proprio queste, e tutto fatto nell'interesse dei cittadini. Cioè, ogni riforma, ogni gesto, ogni scelta era per un'Italia migliore, perché i cittadini potessero vivere meglio. Quindi
i suoi principi per me sono il ricordo migliore, non, al di là degli episodi che sono tanti, ma questa solidità di principi che ci ha trasmesso, questa forza. Noi siamo il partito più coerente di tutti da sempre, abbiamo sempre detto le stesse cose, ci siamo sempre difesi con la bandiera dei nostri valori, da sempre, senza tentennamenti, e questo per me è motivo di grande orgoglio. Questo può valere per un avvocato come sono io, può valere per un qualsiasi professionista o non professionista o lavoratore, i principi sono gli stessi per tutti. Silvio Berlusconi, veramente un grande.